Io canterò così. Messo qui, di fianco. Praticamente in asse con il microfono, eh? Così. Ginosa, sì. Mi chiamo Mumu. No. Gino, sei un cane. Fammi bere, fammi tu. Meno male per la infame che dal buio arrivi tu. Quando vedo te sento le campane, scappa la pipì, attacca l'emozione. Da dove vogliamo cominciare? Da quando Adelmo diventa zucchero? Non ha niente però a che fare con la musica quello? Ma è preesistente. Quello è prima, è molto prima, è intorno ai 6 anni. Quella scuola nasce? Sì, da una maestra che pensava fossi così. Ero molto ben educato allora, no? Ero molto, molto così, quasi timido, anzi timido. E credo che lei pensasse che io fossi appunto dolce, in effetti. Avevo un'attrazione per lei, forse il primo innamoramento di quelli che non capisci bene cosa succede, come tutti quando ci innamoriamo a quell'età, ma anche dopo siamo un po' rincoglioniti, ma non sei molto, certo. Non sei molto presente, quindi quando mi chiamava ero sempre così, la guardavo, ero... No. Ero in estasi e ha cominciato a piopparmi questo nomino, zuccherino, zucchero qua, zucchero là, e poi dopo tutti i bastardotti dei miei compagni ci hanno giocato. Poi dopo è diventato quasi normale, hanno cominciato a chiamarmi così anche in casa e da lì mi sono abituato. Adesso mi sembra strano quando qualcuno mi chiama Velmo, ho quasi la sensazione che voglia... se non è una persona che conosco bene, no? Che fa parte della mia famiglia, mi sembra che voglia così un po', come dire, entrare un po' troppo nell'intimo. Giro, sei un cane, ora vado via perché lei mi vuole, lei ha fame, nella notte coccole, quando vedo te sento le forse. Fammi vedere la Martin, ti piace a te la Martin? Come suona? No, come forma. Un Simon. È normale, eh? Un Simon. Sì? C'è quello lì forse. Sì, è un Simon. Va bene però, no? Va bene. Suono di quella lì, ciudindo lì. Il Mississippi e il Po, due fiumi, due mondi apparentemente lontani, che si incontrano nelle atmosfere delle canzoni di Zucchero, Sugar, Fornaciari. 20 anni in musica e 13 album che lo hanno via via portato sul Delta alla ricerca delle radici del blues, utilizzando anche voci, suoni e strumenti del passato. Mi ricordo una frase di John Lee Hooker che ha detto: il blues nasce nel momento in cui Dio ha cacciato Adamo ed Eva dal paradiso. Mm. Cioè,
Penso che volesse dire che, insomma, nel momento in cui è venuto fuori il peccato originale, è venuto fuori anche il blues. Non a caso è sempre stata considerata prima il blues e poi il rock, che è comunque una derivazione del blues. La musica del diavolo. Il blues è uno stato d'animo, è comunque un, al di là della musica, è un, tutti pensano che comunque voglia dire, tradotto, insomma, malinconia, no? Se senti i primi dischi di blues da, appunto, Johnny Lee Hooker, Robert Johnson, Elmore James, si lamentano sempre, praticamente un giro ipnotico, quasi ossessivo, no? Che comincia da lamentarsi perché, non so, gli è andato via il galletto di casa, perché, ma secondo me il blues è di più, il blues è anche rabbia, è anche energia, è felicità, è un po' come il samba brasiliano, è una musica molto, molto, sicuramente molto travolgente, una musica che viene viscerale, non è una musica molto pensata, istintiva, no? Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila pum pum. Sei cosa, senti cosa, senti me, ormai. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. Alcuni dicono che viene dallo spiritual, secondo me sono tutte un po' leggende che si sono costruite. Non a caso, insomma, la musica che scatena di più la voglia di ballare, di muoversi è il funky, ci sono varie forme che derivano tutte dal blues, quindi non è possibile che il blues fosse una cosa sola, il blues è tutto. Sì. Siamo a fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio, what you say? Baila, baila morena, sotto questa luna piena, andando in nulla, andando in nulla. Zucchero attinge dalle radici del blues, prendendo sonorità e giri armonici, e soprattutto nell'ultimo album si dà alla sperimentazione, utilizzando strumenti rudimentali degli anni 50, voci nere del passato campionate, mentre quelle nuove cantano quando è possibile in vecchi microfoni. Il tutto aiutato per il gusto del nuovo millennio con le tecnologie più avanzate. Per così poco me la merito tanto, sono attratto e ho cominciato e sono cresciuto con quella musica lì, è dentro di me. Il blues è americano, chi l'ha detto? Vuol dire, sarà nato là, ma a sua volta viene dall'Africa, quindi o dai Caraibi. Io senza presunzione ho il blues dentro e lo vedo, lo sento. La cosa più difficile, credo, per ogni artista, per ogni... è rinnovarsi pur rimanendo se stessi. What you say?
sentito male, non ho sentito male, veramente. Diamo l'ok della regia. Io sono affascinato da quel suono. Vintage, possiamo dire. Vintage, sì. Sì, come tipo certo senso. Usato di qualità. Strausato di qualità. Sì, unico, perché è irriproducibile. E quindi anche se adesso prendi un grande cantante del Mississippi, faccio per dire, e lo porti in uno studio moderno, non hai quella stessa cosa qui. Ecco perché ho preferito prendere le voci e campionarle piuttosto che riprodurle in un modo che non sarebbe stato l'originale. Forse vai fino in fondo. I never take any blame. What do you think about me? Amicizia e affinità artistiche vedono Zucchero accanto alle più grandi star internazionali. Duetti e collaborazioni da Eric Clapton a Sting, da Pavarotti a Miles Davis, che nella canzone Dune Mosse dà fiato alla sua tromba. Sempre nei suoi concerti invita sul palcoscenico gli amici, così a Zurigo, prima data dello Shake World Tour, arriva Paul Young per ricantare insieme Senza una donna, come nel 91, quando un incontro nato come un gioco porta questa canzone in tutte le classifiche europee. Senza una donna, no more pain and no sorrow. Senza una donna, oh, I make you through tomorrow. Dal vivo non ha confini, unico italiano invitato nel 1994 ad esibirsi al mega raduno rock a Woodstock. Il primo Woodstock iniziavo praticamente. È chiaro che è una cosa unica che ti rimarrà per sempre dentro. Quindi l'idea di essere più o meno nello stesso posto è un'esperienza molto importante, insomma. Anche perché mi hanno fatto suonare 45 minuti e la reazione è stata molto buona. Poi c'è stato fatto il disco, il documentario. Una bella cosa per me. Invitato per il tributo a Freddie Mercury allo stadio di Wembley a Londra, serata We Are the Champion, trasmessa in Mondovisione. Celebrazioni per il 46esimo compleanno di John Belushi, precocemente scomparso, ma gli amici non dimenticano e all'House of Blues la musica non manca. Così Dan Aykroyd, Jim Belushi e John Goodman ballano, ovviamente vestiti da Blues Brothers, sulle note di Zucchero. Ma non c'è pace qua giù. Non ho bisogno di veri, sei già un angelo tu, che accendi un diavolo in me, accendi un diavolo in me, perché c'è un diavolo in me, babe, forse c'è un diavolo in me. Le strade delle signore sono infinite, lo sai.
c'è un diavolo in me. Tu dove sei? Dove andiamo? L'avevi messa la cravatta? Mai. Mai? No, c'è stato una volta mi sembra di averla messa. Nera, ecco. Sul fondo bianco. Un po' più sbrato. Tipo lei, esatto. Per lui e per la sua musica nel 1990 si aprono le porte del Cremlino, dove con Randy Crawford canta Imagine, un tributo a John Lennon. Nothing to keep all that l'intervista. Vigilia di una partenza di un tour. Com'è? Insomma, è tosta. No, abbiamo fatto le prove, come hai visto, sempre qualche ritardo all'ultimo momento. Ma di solito dopo 3-4 concerti il rodaggio dovrebbe essere fatto, insomma. Noi non abbiamo mai avuto problemi. Però ogni tour è una nuova partenza, una nuova macchina da collaudare. Andiamo, dai. Ti vedo di fronte. Ciao Vittorio, ciao. Il tour è una cosa che mi ci vuole proprio, ne ho bisogno. E come me anche i miei musicisti, insomma. Ciao Patrick. Thank you. Thank you.
Eventuale, eventuale. Ora, siamo noi. Preda. Guane. Mi piace la vita del tour, amo gli hotel, a casa mi annoio, mi piace stare con la band, se c'è armonia, ma di solito tra noi finora grazie a Dio c'è. Mi piace, unisco l'utile al dilettevole, vedo cose nuove, incontro gente nuova. Ho costantemente l'adrenalina su, quindi sono sempre su. Sono più su in tour anche se sono stanco che quando sono a casa. E quando arrivo a casa, quando finisce un tour come quello del 99-2000, dopo un anno di tour sono stato quasi un mese in un albergo a un'ora di strada da casa. Per non avere il capito, il salto. Certo. Hai smesso piano piano. Poi ho fatto la parabola piano piano, lieve, mi sono abituato alla cosa. Ho bisogno d'amore per Dio, di una donna, di un uomo e di un cane, dell'amore di Dio. C'è bisogno d'amore, sai zio, tutto quanto il giorno. Yeah. Allora, fai un segno. Prima cosa, le chitarre sono scordate. Fate. Facciamo con le chitarre accordate. Questo è grave, eh? Sì, lo so. Tu hai un momento che ti dedichi, dici adesso io scrivo, vado in montagna, mi metto davanti a una finestra e scrivo e butto giù. Oppure tu nell'arco della vita prendi appunti, scrivi su un blocchettino delle cose che poi vai a riprendere e nascondi. Un po' tutti e due. Non riesco, comunque non riuscirei mai a fare un album in tour, per esempio, a scrivere, perché ho bisogno di un posto isolato, ho bisogno di un posto tutto per me, dove senza orari, insomma, senza scadenze. Meglio di notte o di giorno? Preferisco l'imbrunire, insomma. La mattina è terribile, ma quindi mi chiudo lì per 3-4 mesi e butto giù delle cose. I parenti sono contenti. Lo sanno, sai, riconosco che sia abbastanza, insomma, frustrante anche per loro, no? Però d'altra parte le cose vengono così, insomma. Nasce prima la musica o prima il testo? Nel mio caso nasce prima la musica, poi butto giù delle parole in inglese maccheronico che
a volte hanno senso, a volte non hanno senso, per dare un suono. E poi mi prendo degli appunti, ecco lì quando viaggio butto giù degli appunti, dei pensieri, delle sensazioni che ho provato per ricordarmi. Molto spesso succede che per far suonare una parola, una frase, dico anche delle parole in italiano mescolate all'inglese che non hanno proprio un senso finito o compiuto, ma comunque si capisce quello che, dove sto andando. Il mare in fondo ai tuoi occhi, e vengo di rabbì, il vento in fondo ai tuoi occhi, carezzo dune mosse, e noi. Dai nomi che ci sono nelle tue canzoni, mi interesserebbe capire bene il rapporto con Gino Paoli e con De Gregori, che tra l'altro c'è anche nell'ultimo album. Beh, con Gino è stato bellissimo, un ricordo molto vivo e molto bello, perché io cominciavo a fare dischi nell'85 e di solito scrivevo più la musica che le parole. Le parole non mi hanno mai interessato così tanto allora, adesso invece mi piace scrivere anche, ma prima ero, diciamo, prettamente musicista. Quando ci incontrammo e mi disse, perché no, proviamo, vediamo se viene, fu molto sincero e molto onesto, se viene qualcosa certo di bello, bene, teniamo, se no ciccia. Amerò in modo che e arrivò con un testo micidiale che insomma mi fece venire i brividi, che era come il sole all'improvviso. Non ci sono molti testi che possono andare con una musica, c'è solo un testo alla fine, tu ne puoi fare 10, 100, però insomma chi scrive lo sa, c'è la musica che dà l'input al testo e il testo deve parlare per quella musica lì, non è possibile che ci sia un altro testo alla fine, capisci? È come due che si trovano, insomma, quando succede la chimica succede, insomma. È nata con De Gregori, sempre anche lì, io lo corteggiai per un po' e lui era abbastanza schivo, gli dissi questa idea che volevo parlare di mia nonna, che mia nonna si chiamava Diamante e che ho un ricordo bellissimo perché lei mi portava sempre di domenica per mano nei campi, direi che in un paio d'ore tra una birra e l'altra, parlandoci, lui scrisse qualcosa, ti piace così? Sì, mi piace, vado avanti, vai avanti. E da lì c'è questa splendida poesia. Scusa, ma bevi poco, ma sei...
lunga la sua storia con il Festival di Sanremo. Il nome di Zucchero appare per ben due volte nell'edizione 2001, autore del brano di Sole d'Azzurro per la voce di Giorgia e Luce e Tramonti a Nord-Est cantata da Elisa, che si piazzano al primo e al secondo posto. La canzone è di Toffoli, che sarebbe lei, Elisa, e di Fornaciari, che sarebbe Zucchero, e mi complimento. Grazie! Zucchero e Corrado Rustici che forse stanno guardando. Sì, dai. Nel caso di Elisa io ho fatto ben poco, praticamente ho fatto il ritornello. Era difficile far suonare questa canzone in italiano perché era stata pensata e cantata in inglese in origine, quindi chiamarono me, come dire, sei l'unico che può far suonare l'italiano come l'inglese. In un pomeriggio si è presentata, abbiamo sentito la canzone, ho detto: qui guarda, l'unica salvezza è cominciare dal ritornello, se riusciamo a trovare una chiave nel ritornello forse riusciamo a svolgere tutta la cosa. Insomma, e lì sono quelle intuizioni che capitano, grazie a Dio ancora, e lì cominciai con Siamo noi dentro una lacrima, come un sole, una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. E quello lì è il pacchettino che ha dato via la canzone. Luce e Tramonti a Nord-Est, Elisa ha vinto il Festival di Sanremo. Tu da lì sei partito, ma non avevi vinto. Come te l'hai detto? Lungi. Prima era Una notte che vola via, credo che era intorno al 13° posto. All'inizio era abbastanza lusingante, insomma, 13°, vabbè. Ma gli altri due sono stati terribili. Ultimo e penultimo. Donne addirittura, credo, o penultima o ultima. Insomma, lì è stato il momento più difficile per me, perché vedevo i discografici, vedevo insomma che cominciavano a tirarsi indietro, cioè, sai, di abbandono. Ma prima della finale, cazzo, ci andiamo, abbiamo un pezzo della Madonna, è fortissimo, bellissimo. Poi dopo, quando ci furono i risultati, negli occhi tuoi si perdono notti di luna d'Africa, dei marinai e zingari, cuore di gente libera. Era un pesce, il pesce più piccolo fuor d'acqua, quindi c'era questo entusiasmo di essere lì, mi si presenta l'occasione. Però dall'altra parte dico, ma io voglio fare veramente parte di questa cosa qua, perché vedevo, adesso ironizzando, vedevo, non so, Christian che era disperato e irritato perché gli calava il mascara dagli occhi, Toto che era preoccupatissimo, era sbiancato perché doveva vincere, invece era arrivato secondo, e c'erano tutti dietro le quinte, c'erano queste cose qua, dicevo, mi sembra di essere in un altro mondo qua, cioè, perché uno se la deve prendere tanto per così poco? E te non ti ha messo in crisi il risultato? Ma no, no, mi ha messo in crisi quando ho detto adesso vabbè, non mi vorrà più nessuno qui, non mi faranno più fare dischi, quindi o ritorno a fare l'orchestrale o se no devo cambiare mestiere. E sono andato vicino a cambiare mestiere. E cosa avresti fatto? Alcuni possono dire, vabbè. Dimmi cosa avresti fatto. Ma avevo buone possibilità di diventare dottore in veterinaria, perché avevo già dato 39 esami su 50. Nel sole il vivere profondo.
alle fonde oscure valli, canzoni antiche di tristezza, ma ogni passo io pensavo a te, ogni passo solo a te, per ogni stella un anello di sabbia, gli avanzi di un asciutto mare, dimmi quanto tempo, quanto ancora. Io sono stato fortunato perché ho avuto una grande costanza, una grande forza. Per continuare poi fino a quando è venuto il momento che la cosa ha cominciato a girare. Voglio vederti ballare, ballare, ballare. Il mare, un petoso tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Tu hai dei vezzi divertenti, un periodo leopardatissimo. Ah, bene, quelli sono. Guarda, io l'ho sempre avuto. Quello si giochi molto. No, io l'ho sempre avuto, non so da dove arriva sto fatto. Del leopardato proprio? Ma no, in generale, ogni tanto viene fuori qualcosa di me che è stravagante. Io, per esempio, non ho mai avuto questo interesse nell'abbinamento dei colori. Mi ricordo che arrivai dalla campagna. Pensa a te, a Forte dei Marmi, dove mi avevano portato nel posto più finto del mondo. Io, non so, dei pantaloni rossi e la maglia, faccio per dirti un accostamento strano, arancione, ecco, o verde pisello. E mi ricordo che mia suocera, quando seppe che sua figlia veniva con me, disse: ma vai con quello che non si sa neanche vestire, no? Lasciarmi stare, quanti soldi vuoi, quanti soldi vuoi, quanti soldi vuoi, che mi hai fatto male, non c'è più rispetto. Io mi ricordo alle elementari, quando sono stato sradicato dall'Emilia per venire in Toscana, io sono andato in prima media con un anello enorme di plastica con tutti strati super colorati, psichedelico, no? E lì avevo 11 anni, no? E il professore di matematica, che non mi dimenticherò mai, non faccio nomi, e mi ero portato dall'orto, una cosa patetica, ma insomma me la ricordo, nell'orto di casa mia un po' di terra in una ciotolina, no? Nel giardino di casa mia a Reggio. Quindi andavo a scuola tutte le mattine con sto anellone e questa ciotolina. E la terra di casa. E me la guardavo ogni tanto. E mi buttò fuori dalla classe perché ero distratto. Ci rimasi malissimo, perché è possibile che questo non capisca, cioè dentro di me, è chiaro che non capiva, che io, insomma, sto soffrendo perché sono stato sradicato. Quindi, mi prese in giro perché avevo questo anellone, un po' come poi è successo che mi hanno preso in giro dopo perché ero leopardato, insomma. Di questo lavoro, ti pesa? Ma il pubblico che ho è molto rispettoso, non sono invadenti, mi fanno ridere quando certe rock star, no?
è certo che se ti atteggi, certo, ti metti, non so, ti vesti in modo strano e poi dopo non caghi nessuno con queste sette guardie del corpo, invece se tu passi con i tuoi bei stracci, pulito, semplice, sorridi, saluti, la gente rispetta questo, questo tuo modo di essere e apprezza. Qui è sul secondo verso, all'inizio è solo... Forse lui potrebbe suonarlo anche stoppato, il basso, un po' più stoppato. Perché non fai tarorello? C'è una strada... Semplice. Ogni tanto posso essere, se mi provocano, posso essere scurrile, anche se c'è una telecamera, lo so che non è giustificabile questo perché dovrei sempre stare attento, ma se mi girano i coglioni, mi girano i coglioni anche davanti a una telecamera. Non riesco a fingere. Se vengo provocato veramente, sì, insomma. Non riesco a essere politico, né diplomatico, né vegetariano. Vorrei un po' sfatare questa storia del sex, droga e rock and roll, no? Il blues con che si accosta? No, il blues è un'altra cosa, blues don't care. Sono figlio di una pistola che vivi a corte. Sono figlio di una notte che vola. Questo mito, adesso sono tutti vegetariani, bevono latte, fanno ginnastica, sì, cremine, cose, è finito.